Siamo ritornati in diretta qui a Masterchef, la nostra amica è ancora in linea, Marisa. Marisa non c'è più, cosa stavi spiegando su questo amarognolo? Questo amarognolo, perché evidentemente, guarda, io non li trovo amarognoli, perché gli asparagi questi qua sono dolcissimi. Forse l'avranno dato gli asparagi, non lo so, però questi... Posso garantire che non sono... Vabbè, tra poco farò la prova io, assaggerò e poi... Li sto utilizzando a crudo. Ok, a crudo, io tra poco assaggerò e poi saprò dire. Li salteremo a crudo con la pancetta. Ecco qua. Sono buonissimi. Utilizziamo tutto, anche il gambo? Sì, perché questa è tutta la parte tenera degli asparagi, vedete? Guarda. Pronto? Pronto? Ecco qua. Niente, è caduta, va bene. Giusto, non da te. Pronto? Pronto? Oh, buonasera. Buonasera, sì, ma come stai? Buonasera Margherita, siamo qui il giorno di Pasquetta per voi. Pasquetta, ma pensavo che in sera, mo sono arrivata e ho aperto la televisione. Noi non possiamo stare senza di voi e senza i consigli da darvi. Anche noi, è vero. Sì, ma come stai? Tutto fatto? Margherita, ecco qua, abbiamo il nostro chef che arriva da un agriturismo, hai visto cosa sta preparando? Sì, prepara bene, volevo sapere di dove era. Come? Di dove era il chef? Di dove sei? Di dove sono? Santa Severina, provincia di Crotone. Di Crotone? Sì. Va bene, ho anche mangiato queste asparagi io. Ah, tu li hai assaggiati, ti piacciono a te, li trovi amari? Sì, ne ho fatto una frittata, me l'hanno regalato stamattina e gli ho fatto una bella frittata. Buoni signora, buoni? Sono buoni, no? Mi piacciono. Ma tu li hai trovati amarognoli, come diceva la signora, oppure no? No, amaroni no. Non è lo stesso sapore dell'altro, però mi piacciono. L'altra volta l'ho fatto con la pancetta, un poco del prosciutto... E dopo che va tutta la uova, questa volta ho fatto una frittata con uova solamente, prima l'ho bollito, viste? L'ho riscaldato prima con l'acqua del bollito. Ecco, sono pure buoni questi asparagi, sono pure buoni fatti a crudo nel capicollo, nel prosciutto e messi al forno con un po' di formaggio, signore? Ah, buon, va bene. Sì, passati 2 minuti al forno, va bene. Va bene, cara Margherita, noi ti ringraziamo e continuiamo a seguire il nostro chef Salvatore, va bene? Noi abbiamo tagliato il nostro guanciale di... Un bacio a te grande, ciao Margherita. Il nostro guanciale di maiale. Ecco, questo guanciale di maiale, io vorrei parlarne perché anche questo... Questo lo faccio proprio io in azienda. Sì. Viene praticamente, è la pancetta di maiale, ecco qua. Viene salata per 12 ore. Poi dissalata, pepata col pepe rosso dolce e piccante. Dolce e piccante mescolato insieme. E poi appeso per 60 giorni e poi la potremo utilizzare per varie cotture, come sto facendo questo io adesso, probabilmente per ripieni, per carbonare, per qualsiasi tipo di pasta. Che buono. È buonissima, veramente. Andremo a unire... Questo prezzo invece l'hai lasciato perché? Perché è troppo... No, perché non te ne serviva più. No, va bene così. Ah, ok. Quindi giusto per una quantità. Sì. Pronto? Andiamo a rotolare. Sì, buonasera. Volevo salutare lo chef Lona. Lo chef, buonasera. Eccolo qui, sì. Ciao, prego. Chef, sono Giuseppe. Ciao Giuseppe, dimmi qualcosa, Giuseppe. Dimmi cosa bene? Tutto bene, dimmi cosa vuoi sapere. Voglio sapere come sono questi asparagi, dove l'hai raccolto. Ah, bella domanda, brava. Dove si sono raccolti? Questa è nella nostra azienda, Giuseppe. Nel nostro agriturismo. Nel nostro agriturismo. Sì. Va bene, noi ti ringraziamo. Ciao, grazie a te. Allora, adesso andremo a tagliare. Non li dici i segreti nel vostro agriturismo? Sì, no. Ma no, tu no, sei no. uno che li dice no, i segreti? No, li dico. Li dico perché intanto ho pubblicato 2 libri di cucina, quindi io le mie ricette le scrivo, quindi le do a tutti quanti. Quindi no, le dico, come no. Ecco, tagliamo e poi ci porterai molti segreti, ormai come hai no, promesso, no. Ha promesso, vedrete quante cose... I pomodorini, ciliegine, ovviamente lavate in precedenza, ecco qua, tagliamo a 4. Pronto? Sì, buonasera. Pronto? Buonasera. Sono Mariella da Milazzo. Buonasera Mariella.
Ti volevo dire ancora, studio 3 si vede malissimo, è una settimana e ho fatto la ricerca, ma sempre male si vede. A Milazzo, studio 3 sì. Si vede ancora male, io lo comunico insieme a te. Perché ieri ho fatto la ricerca e si vede ancora male, sempre. Perfetto, benissimo, lo stiamo segnalando, Mariella. Sì, perché è un bel po' che il telefono, è sempre, lo dico, è sempre malissimo, si vede. E io sempre lo riferisco. Va bene. Poi volevo dire una cosa al cuoco. Se, prego, signora. Se sapeva fare il liquore all'arancia. Sì, sì, signora. Lo farai qui? Sì. Allora, ti scrivi, eh? Lo faccio con i fiori d'arancia, che è il periodo, signora. Oh, allora. Sia con la buccia, sia con i fiori proprio. Ah no, sì, con le bucce. Con le bucce lo farà. Sì. Verrà qui da noi a preparare proprio questi liquori, marmellate, proprio, verrà proprio qui. Sì. Ma quando, stasera? No, stasera abbiamo stasera altre cose. Abbiamo io vi invito a seguirci nei prossimi giorni perché Salvatore tornerà e dedicherà proprio una puntata specifica su marmellate, liquori, tutto quello che fa nel suo agriturismo, che sono le sue specialità. No, siccome io avevo già le bucce nel liquore già da 10 giorni. No, signora, no, per questa sera per questa stiamo sera facendo un'altra altro. Cosa. Mi dispiace, Mariella, noi dobbiamo attenerci a quello che facciamo nella serata, però tu seguici perché nei prossimi giorni troverai tutto, va bene, Mariella? Questa settimana? No. Devi continuare a seguirci, non ti posso dire altro, va bene, Mariella? Allora, andiamo i pomodorini. Come avevo già le bucce nel liquore, lo volevo sapere. Non possiamo, adesso no, dobbiamo continuare possiamo, con questa ricetta, scusami, Mariella. Seguite la trasmissione che... Le troverete presto. Ciao, Mariella, grazie, ti ringrazio, ciao. Noi purtroppo, vero, o per fortuna, o giustamente, ci dobbiamo attenere... Certo. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Sono Stella, Simona, buonasera. Ciao cara Stella, ciao, buonasera a te. Complimenti per questi piatti squisiti. Grazie, questi piatti grazie. Squisiti e Salvatore, cosa hai fatto? Adesso abbiamo unito i pomodorini, li saltiamo, li facciamo andare per 4-5 minuti. Ecco così. Stella, eccoti, scusami. Oggi io ho mangiato aggiungiamo le trofie con sparaci e guanciale, buonissimi. Buone pure, sì. Ah, le trofie, o trofie, ecco, con questo stesso impasto si possono fare anche le trofie? Pure le trofie, sì. Quindi l'impasto era soltanto la forma diversa? La forma diversa, sì. Come li hai trovati tu questi asparagi? Buonissimi, io li uso, faccio pure il risotto e sono buonissimi. Buoni. Sento, non sono amari, perché io li sto lento. Ah, li sbollenti prima. Guarda, invece li può utilizzare pure a crudo, signora. Come abbiamo fatto noi. Non c'è noi. Bisogno, come io infatti in questa preparazione l'ho utilizzata a crudo e vanno pure bene. Non c'è bisogno di sbollentarli perché resta questo croccante, secondo me io la vedo meglio così. In questi piatti veloci pure. Questo è un piatto velocissimo. Sì, questi sono piatti semplici, piatti veloci. Ecco, però io ho notato che tu, nonostante abbia messo la pancetta, hai aggiunto anche il sale. Sì, un po' di sale sì, perché la pancetta io, almeno come le faccio io, non sono salate, quindi... Io un po' di sale lo metto sempre, sì. Capito, Stella? Sì, Simona. Scusami, Simona, volevo dirti una cosa. Io sul digitale prendo tutti i tuoi canali e si vede benissimo. Sull'analog riesco a prendere solo per il spazio TV e studio 3 non riesco più a prendere. Dove? Come a Cosenza? A Bisignano, sì. A Bisignano, e perché dovete, stiamo passando al digitale terrestre, io vi ricordo che in commercio, anzi tu ce l'hai già, quindi è superfluo per te, però io lo ricordo a tutte le nostre amiche, amici, nelle zone già raggiunte dal digitale terrestre ci sono in commercio dei decoder veramente, se non chiaramente volete comprare il televisore nuovo, con i televisori che già avete, con un decoder che costerà sulle 30 euro, 20-30 euro, potrete vedere tutti i nostri canali. Allora, va bene Simona, buona continuazione, grazie, sei stata gentilissima. Ciao Stella, un bacio, grazie. Posso preparare la cialda di cioccolato? Nel senso che poi cialda di cioccolato? Aspetta, dove siamo andati? Ma siamo andati al cioccolato perché? Perché? Questa me la devo fondere lì, nel bagnomaria, per fare una decorazione e poi per mettere la sopra. Vabbè, devi solo fondere, quindi puoi farlo, quindi non diciamo nulla, non passiamo al dolce, tu lo stai solo fondendo. No. Ecco, quindi non passiamo agli ingredienti del dolce, altrimenti potremmo dare... No, siamo solo... Ecco qua. Questo è soltanto, l'hai messo solo a bagnomaria per farlo sciogliere, ok, perfetto. Perché poi ovviamente deve avere un po' di tempo perché deve raffreddare il sì, perché siccome è tardi, quindi, vero? Ti stai avvantaggiando, vero? Bravo Salvatore, grazie, avvantaggiati pure, pronto?
Siccome stai andando piano, pronto? Buonasera. Buonasera.